semplicemente lei che si
Scritta degli appunti. Allora, prove allergiche, perché quel telefono, non so chi è.
Diciamo che lei non ha mai fatto
stessa. È palese che non sia così, è una presa in giro, perché appunto in ogni nuovo video lei appare tranquillamente. All'inizio la censurava, non la censurava, la censuravo così così, ma è palese che lei abbia bisogno di una figura accanto per fare i video, perché sono gli unici video in cui fanno un po' di visual, perché i video da sola non sa che cosa fare. Ha bisogno sempre di una partner per fare video, o usa le figlie o si trova qualcuno. E quindi dice che non ci sta più mostrando nulla, e poi invece fa un botto di vlog con questa, fa dei vlog diciamo con questa nuova ragazza. Così, con parlando della ex e mostrandoci una nuova ragazza, dicendo che la nuova ragazza è super mega top e l'altra invece, insomma, tutte sempre delle scuse per parlare male della ex. Cioè, dimenticateli, basta, lei si sta facendo un'altra vita. Tu pensa, se sei tanto felice, perché devi stare a buttare fango sulla tua ex? Pensa alla tua felicità, no? Queste cose che si a queste contraddizioni, dicendo che lei dopo la ex Milena aveva chiuso il suo cuore e cose del genere, e dopo 3 ore, dopo che sono passate 3 ore che aveva detto sta cosa, lei stava già fidanzata con un altro. Ma questa è un'altra storia. E poi ha fatto una serie di vlog molto cringe con la sua ex, tipo quando lei va avanti a dire che che sta andando procedendo lentamente, che le sue figlie non lo sanno, cose del genere. E poi dopo vanno fa vlog dove limona con la tizia nuova nella vasca da bagno. Secondo te nessuno dei suoi amici o loro non hanno accesso a internet? Cioè, la bambina ha anche un telefono, ha dei compagni di classe con delle mamme, cioè. Secondo te le bambine, a parte quella più piccola, ma l'altra che è anche sveglia, una bambina sveglia, no? Molto furba, ti pare che non lo sia venuto a sapere subito? Ma per favore, chi stai prendendo in giro? Solo te stessa. E quindi è ovvio che ha portato già, che lei dice che le sue amiche sanno di che lei ha tante amiche, mai viste tutte queste amiche. C'è la scusa delle amiche, lei ha tante amiche e le sue bambine sanno che c'è, quindi un puttanaio lì, perché insomma quelle che porta a casa sono tutte in realtà fidanzate, e quindi vabbè, pensa di prendere in giro noi, invece prende in giro solo se stessa. Poi dopo ho notato che ha fatto una serie di video. Non so se è una cosa che sembra solo a me o se l'hai notato anche tu, creatura. Fa dei video tipo in loop, che il video, quello al ristorante, uguale praticamente, l'aveva già fatto con Milena. E il video dove la madre dice cosa ne pensa della fidanzata, l'aveva già fatto con Milena. Cioè, fa dei video che ho dei flashback dicendo, ma non l'aveva fatto già quando c'era, cioè, solo il soggetto che è la nuova fidanzata, ma sono gli stessi video. Mi sembra di vivere in un loop guardando i video della bara. Poi ha fatto un video dove fa finta che un tizio l'abbia seguita, è un semplice vlog dove va a fare compere con sua madre, e l'ha trasformato in un gay drama. In un drama, cioè finge che è un tizio che non si vede nei video, e non è palese che non sia così, e la stesse seguendo durante lo shopping dei detersivi. Mi ha fatto troppo ridere questa cosa. Poi c'è stato un ragazzo che ci ha riconosciuto, che era passato proprio effettivamente dietro quando la para stava filmando nel supermercato questo negozio, e ha fatto un video dove raccontava quello che
Stava dietro
Dicendo volte sono sempre gli stessi gadget, non mi interessa, a me diverte vedere le persone che provano le
Figurati.
Sono stata lì a ascoltarlo tutto, perché alla fine lei mette tipo
Questo video è venuto lunghissimo, ma c'erano troppe cose da dire, sicuramente qualcosa l'ho anche saltato. Spero che questo video ti sia piaciuto. Io ti auguro, come sempre, buonanotte, buon relax. Ciao.